Ciao, sono Cristina, sono una sceneggiatrice e sto sostenendo il primo progetto di Cinestrada, un piccolo collettivo formato da due cineasti, Vincenzo Stellone e Christian Xipolias. Il primo progetto di Cinestrada è appunto un cortometraggio dal titolo Quattro Passi, ispirato dal fascino di San Frediano, lo storico quartiere fiorentino e dai suoi abitanti. Come scrisse Vasco Pratolini, San Frediano è la piccola repubblica dei lavoranti domicilio. E anche se oggi è definito il quartiere più cool d'Europa, i suoi protagonisti, bottegai e artigiani, resistono ancora contro la modernità più spregiudicata e la gentrification. Tra questi artigiani c'è Gioacchino, un calzolaio, e c'è la sua bottega, luogo di incontro tra le diverse classi sociali. Quattro Passi racconterà le storie di quattro diversi personaggi, il cui denominatore comune sarà il passaggio dalla bottega e l'incontro proprio con Gioacchino, portavoce di un passato che resiste al presente e guarda al futuro. Quattro passi, quattro personaggi, quattro vicende simboliche che si intrecciano per interrogarsi sul contemporaneo e le sue contraddizioni. Attraverso le loro immagini, Cristian e Vincenzo ci porteranno tra i vicoli di San Frediano per incontrare la gente comune e farci bagnare i piedi nell'Arno. Le riprese inizieranno tra marzo e aprile e finiranno i primi di giugno. La post-produzione invece si concluderà alla fine di luglio. La colonna sonora sarà composta ed eseguita da alcuni studenti del Conservatorio di Firenze, campionata in presa diretta e mixata in post-produzione. Quello che vi chiediamo è un piccolo contributo affinché queste storie riescano ad arrivare all'attenzione, alle orecchie e alla vista di tutti, e perché fanno parte di un patrimonio culturale e di tradizione molto importante. Quindi vi ringrazio.